Calciopoli.it, adesso so che vi lascio un pochino esterrefatti perché voi dite di solito c'è un calciatore, no, oggi c'è una bella ragazza, voi dite ma hai cambiato sport? Sì, oggi cambiamo sport, parliamo di pattinaggio sincro su rotelle, che è uno sport che è poco conosciuto, di cui si parla poco, però che ci dà tante soddisfazioni. L'Emilia Romagna è una delle regioni che fa da capolista in questo, nel senso che qui è uno sport molto radicato, io non lo sapevo, me l'ha spiegato Giulia Bianchini, che saluto cordialmente. Giulia, parlaci un po' di te, quando è che hai cominciato con questo sport? Allora, io sono una ragazza che ho 22 anni e ho iniziato a pattinare quando ne avevo 3-4 e la nonna mi portava in palestra e da lì è nata la mia passione per i pattini. Io a 7 anni ho vinto il mio primo nazionale e poi ho iniziato la mia carriera da singolista. Verso i 16 anni Barbara Calzolari è stata praticamente la mia seconda allenatrice, era alla ricerca di ragazze per la sua squadra di sincronizzato e da lì sono approdata a Bologna nella squadra di sincro roller senior. Ecco, tu sei passata al passeggino ai pattini sostanzialmente, perché dai 3 anni hai cominciato a pattinare, hai cominciato subito una carriera vincente, cominciata da singolista, poi questa esperienza a Bologna. A Bologna c'è una squadra, tu mi dicevi prima che ne abbiamo un po' parlato, che da tanti anni vince, dal 2002 vince gli italiani e poi è cominciata l'avventura agli europei, perché dopo che si vince gli italiani ci si qualifica per le competizioni continentali e anche mondiali e voi avete cominciato a vincere. Parla un po' del palmarès, il tuo palmarès qual è? Allora, io praticamente quest'anno ho raggiunto la medaglia d'argento, la mia seconda medaglia d'argento che ho vinto anche nel 2010, sempre ai mondiali. E quest'anno abbiamo vinto l'europeo e anche l'italiano, era da un paio di anni che insomma cercavamo di vincere questo nazionale tanto ambito e che la squadra, la nostra avversaria di Albinea, che è un'altra squadra di Reggio, e vinceva e quindi niente, noi quest'anno finalmente abbiamo raggiunto questo risultato. E già l'anno scorso abbiamo vinto l'europeo e l'anno scorso medaglia di bronzo al mondiale. Io in pratica ho 4 medaglie mondiali e 2 bronzi e 2 argenti. Hai una camera apposta per le medaglie sostanzialmente. Sì, più o meno sì. Beh, il fatto che Albinea sia comunque la vostra concorrente e rivali italiani conferma che questa è una zona dove è preponderante questo sport. Cioè, tante ragazze, perché qui si parla di sport femminile, praticano questo sport, che però ha un però. Non dà sbocchi professionistici, mi dicevi tu, Giulia. Sì, purtroppo insomma noi facciamo veramente tanti sacrifici, non solo a livello di tempo ma soprattutto a livello economico, infatti noi siamo sempre alla ricerca di qualche sponsor, quindi se ci ascoltate noi siamo qua. Piuttosto che sponsorizzare dei calciatori che sono uomini magari neanche tanto carini, qua abbiamo una squadra di ragazze come Giulia, insomma, se c'è qualche sponsor all'ascolto che ha voglia di sponsorizzare questo sport che vince tanto, noi ci proviamo. Giulia, tu studi fisioterapia, mi dicevi, perché il tuo sogno fin da bambina era pattinare, adesso che hai vinto tanto, però stai già allenando, però ti butti nella fisioterapia, resti nel mondo dello sport. Sì, cercherò di rimanere nel mondo dello sport, come praticamente adesso per sostenere i miei studi alleno, faccio l'allenatrice dei bambini, dei bambini. E invece nella mia vita studio fisioterapia a Reggio, quindi io mi sposto da Reggio Modena a Bologna, insomma sono sempre in macchina. E ovviamente tutto a tue spese, perché non c'è un movimento dietro consolidato che copre queste spese. Come si prepara uno spettacolo? Io ho visto pezzi dello spettacolo, mi ha fatto impressione perché sono 20 ragazze che si muovono in sincronia perfetta. Come si prepara uno spettacolo così difficile e così complicato per un movimento d'insieme di 20 ragazze che si muovono in maniera coordinata? Allora, noi in gara facciamo la gara in 20 con 4 riserve, ci alleniamo un sacco di tempo insieme, dedichiamo il nostro tempo sia in pista che fuori pista con la preparazione atletica, sempre lavorando all'unisono. Le coreografie vengono montate anno per anno, quindi ogni anno noi facciamo un balletto, un disco diverso e il nostro esercizio va ripetuto un sacco di volte. I nostri allenatori dedicano un sacco di tempo anche extra pista, perché è fondamentale anche fare il lavoro a secco. Quindi un balletto all'anno, avete capito bene. E quanto ci si mette dal primo giorno in cui si ascolta il primo disco al giorno della gara? Quanto ci si mette a prepararlo in maniera perfetta? Ma il lavoro, insomma, dalla musica alla gara passano 4-5 mesi, ma comunque il top della forma lo raggiungi dopo 3-4 mesi che hai assodato la coreografia, il balletto, insomma, che tutte siamo sul pezzo, come si dice da noi. Tu mi dicevi,
ti alleni 3 volte a settimana e in più alleni, cioè il pattinaggio è un po' il tuo mondo. Sì, è la mia vita, io da sempre faccio questo sport, la mia passione è nata per mia nonna che mi portava in palestra e mia zia che pattinava, era una pattinatrice, quindi insomma in famiglia da me è abbastanza radicata lo sport del pattinaggio. Ci abbiamo tenuto a conoscere Giulia anche perché, oltre che essere bravissima campionessa mondiale, europea e italiana, la cosa che ci interessava è che questa ragazza ha coronato il suo sogno di patinare, ma continua a fare questo sport pur sapendo che questo sport, probabilmente per problemi italiani sostanzialmente, non gli darà uno sbocco professionale, infatti studia fisioterapia con successo. Io ti faccio un'ultima domanda. Prossimamente mi dicevi che ci sono i campionati italiani, giusto? Sì. Perfetto. Nei prossimi anni che obiettivi ti dai, personali e di squadra? Allora, sicuramente quest'anno è stata un'annata d'oro, vincendo sia il nazionale che l'europeo e una bella medaglia d'argento al mondiale. E cercheremo sempre di migliorare, di mantenere questo standard che comunque è molto elevato e molto faticoso, ma cercheremo di migliorare, chissà, in un futuro, insomma, di arrivare sul tetto. Magari. Esatto. Quindi Giulia nei prossimi anni si aspetta di fare oro italiano, oro europeo, oro mondiale. Noi glielo auguriamo, noi vi salutiamo e vi diciamo che da quest'anno andiamo alla scoperta di sport che, come quello che pratica Giulio, pattinaggio a rotelle, danno tante soddisfazioni al movimento italiano e sono molto poco chiacchierati perché non famosi come il calcio. Grazie mille Giulio, buona fortuna. Grazie a voi.